che manco son dove. Io sono nato a Tolfa il 10 gennaio 1923. Sono Mario Molardi, nato a Dallumiere il 12/3/1947, cantoniere. Simonaldi, sono nata ad Allumiere il 27/10/46, sono commerciante. Sono nato il 4/5/1938, qualche anno fa. Mo' sto 8 anni che sto in pensione e mi dedico alla campagna qui. Tolfa, tu mi sa che la conoscerai meglio di me. Uno è attaccato allo scoglio, come si dice. Prima si viveva tutta in campagna, adesso per vivere andare a lavorare fuori, a Civitavecchia o a Roma. La campagna è stata abbandonata, sta diventando deserta da tutte le parti. La povertà era, si chiamava, io non la chiamavo povertà, io la chiamavo proprio migragna, proprio di quella nera. Prima nessuno, per nessuna ragione, c'era il bagno dentro casa. La mattina vedete tutte cure per aria lì. Quello dice, ci m'ha fregato il sasso, che ci sarebbe un dice, perché dice, se vuoi imparare a campare al mondo, te la pure il culo col sasso tonno. Capiti su allora? Vengo, Ai vecchi, ricordi. Allumiere per me è tutto. Io quando vengo a Allumiere mi fermo a parlare con tutti, voglio bene a tutti e sento tanto amore per me. Io a Allumiere sono tutte le giorni qui. Io sto più tempo a Allumiere che a Civitavecchia. E beh, sei un po' più modernizzata. C'è meno cosa, pure fra Tolfa e Allumiere, diciamo prima, c'era questo antagonismo, lì di cavolo, di qua di là, adesso non esiste più perché adesso dalla parte dell'altra siamo tutti amici, non ci sono capito questi discordi che c'erano prima, Tolfa Italia, Allumiere, non esiste più. In questi due paesi, in maniera quasi uniforme, sopravvivono ovviamente molte tradizioni del mondo contadino, del mondo agrosilvopastorale. E tra queste, dal punto di vista più strettamente come dire, culturale e letterario, quella dei poeti a braccio, poeti improvvisatori o poeti estemporanei è sicuramente quella più significativa. Le cose ormai sembrano stanno strette,
non si combatte angelo col quarzo. Era l'anno del 1947 e il giorno proprio il 12 di marzo, quando scoppiano tutte le saette, eccolo che uscì qui per rimbarzo. E dico, sta guardando il calendario, questa è la data che è nato Mario. Che cos'è l'ottava? L'ottava come contenitore metrico è una cosa, ed è una strofa, è una stanza di otto versi, talmente importante nella tradizione italiana che nei manuali di metrica del Settecento tu la trovi chiamata proprio come stanza, senza nessuna qualificazione, nessun'altra qualificazione. Ed è una stanza, appunto, una strofa di otto versi endecasillabi, i primi sei rimano in maniera alterna, la prima, la terza con la quinta e la seconda con la quarta, la sesta. Gli ultimi due sono una rima baciata che nella tradizione popolare viene chiamata o pistolotto, o martellata finale o risonante, a seconda delle tradizioni. Fascino straordinario dell'ottava rima che, a differenza di altre forme, è stata tradizione, patrimonio di aree geografiche e di fasce sociali inedite. Cioè, voi immaginate che nell'Ottocento l'ottava rima è praticata nei salotti borghesi, nei salotti anche aristocratici, nelle accademie, è praticata nelle piazze, nei trivi, nelle osterie. L'ottava venne scoperta da Boccaccio, però il poeta che fa da mediatore tra la poesia colta e la poesia popolare è Francesco Maria Berni. Non a caso una delle definizioni della poesia braccio è anche poesia bernescante, perché con le sue rime, diciamo, giocose e divertenti, era più vicino ovviamente allo spirito popolare. Ma l'ottava, diciamo, i classici dei nostri studi la mostrano presente in tutta la tradizione popolare italiana, indipendentemente dalle regioni, come uno degli strumenti della cultura popolare. Poi l'ottava si è particolarmente specializzata in queste aree dell'Italia centrale, nel rapporto che c'è tra epica cantata e poesia improvvisata. L'ottava rima era un perfetto luogo di contaminazione. Cioè, qui avevi, diciamo, un talento che era quello che viene dall'oralità, l'improvvisare, e poi il fatto che le cantavi le cose, no? Come si usava nell'antichità classica. Contemporaneamente invece una familiarità molto forte con la cultura letteraria. Una delle caratteristiche più significative della poesia braccio estemporanea è sicuramente il contrasto, detto anche duetto, e cioè due poeti che si scontrano, si danno battaglia, si sfidano a colpi di ottava su due argomenti genericamente contrapposti. Dal punto di vista metrico c'è una caratteristica, diciamo, fondamentale, e cioè che, diversamente dai grandi componimenti in ottava, le ottave non sono scollegate dal punto di vista metrico, perché il secondo poeta deve iniziare la sua ottava partendo dalla rima con cui il poeta precedente ha chiuso la sua ottava. Voi della poesia che siete amanti, la capite ben quando c'è peccato, quando il poeta non sa andare avanti, quando che fa non più di una stecca. Allora non so più canti, son pianti, non sono più gli Ismaeli nella Mecca, sono soltanto gli ultimi rifiuti che non c'hanno più posa e ne più aiuti. Sul piatto dove mangi tu non sputi, godiamoci oggi la natura e non cercare quelle forti aiuti, degno tu sei di un'arte, una misura. Ancora degno sei dei contributi, di cantare lo sento, c'hai l'arsura. Il canto che cos'è? È un dolce gioco, e alla tua voce daccelo lo sfoco. Non ho più legna di gettar
nel fuoco. Ed in aperta qui siamo in campagna. Se come dici tu, gioco per gioco, in compagnia di pecora con lagna. Allora vediamo se troviamo il loco. Vedi che ancor non si ha nella migragna. Non so nella migragna, al portafoglio, credo che più annuncio ciò che voglio. Io penso, e l'ho sempre pensato, che geneticamente colui che nasce da un ambiente poetico eredita la poesia, perché Tolfa è poesia in tutti i sensi. Qualunque punto uno va di Tolfa, dice, questo è poesia. Ho iniziato da ragazzino quando che venivano i cantastoria la domenica che succedevano i fatti strani, no? Veniva quello con la fisarmonica la domenica, io da casa correvo in piazza, fino a che se ne andava, non andavo a pranzo. La domenica andavo a cercare mio padre per la cena, che la mia madre diceva, va a chiamare tuo padre che è ora di cena. Era sì, c'erano i poeti che cantavano delle osterie e delle fraschette, mi fermavo e a casa non ci andavo più, né io né il mio padre. Poi piano piano dico, come sa che da grande voglio far poeta pure io. Mamma cinema lo deve, dai! Penso che lui non è mai solo con la poesia. So vivo proprio direttamente per la penna e la poesia. Sì. Tu mi dirà perché. Io ho avuto 9 operazioni. Nove. E una più brutta di un'altra. Filosoficamente l'uomo deve essere sempre pronto a vivere. Ah, sì. Quello è la, proprio, la prima cosa. No. Dobbiamo vivere a qualunque costo. Se c'è una qualche cosa che ci può aiutare, la dobbiamo usare. A me mi aiutava la poesia. Dalla prima elementare mi era entrato il pallino della poesia dentro l'anima. Già in famiglia c'era, diciamo, questa propensione poetica, via. Fa effetto entrare però dove ho abitato, eh? Ho iniziato a cantare circa 8 anni, sì, 8 anni fa, perché per me era proibito per il fatto che, essendo una bambina, si facevano delle osterie, non avevo il permesso da mio padre, insomma, di fare una cosa del genere. Iniziato che c'era il padre che cantava, zio che cantava, ma però comunque è una cosa, capito, è venuta naturale, perché cioè, ho preso il dolore di mio padre, perché mio padre cantava. Mario, comincia a Ciocè, Concettino lo bevi. Venivo da lavorare, mi fermavo lì dal veneziano, dici chiedere questi a te, cominciavano a cantare con Serra, il sardo che è morto, poveraccio, buon'anima, di qua e di là, io mettevo un mezzo e cantavo insieme a loro. Ma c'avevo 14-15 anni, non è che ce l'avevo. Poeta ci si nasce veramente, e questo sa il sistema naturale, e questo dico la verrà sorgente, non è una cosa mico casuale. Il pensiero può essere trasparente, anche poeti siamo tutti uguali. Ringrazio la natura e il suo colore, ma ancora ringrazio più il mio genitore. Beh, a Tolfa la tradizione della
poesia estemporanea, diciamo, radicata nella cultura popolare del paese. E tra i poeti estemporanei che vengono ancora oggi ricordati, diciamo, uno dei più famosi è Bartolomeo Battilocchio, a cui è dedicato anche un circolo, Giacomo Belloni, a cui è stato dedicato un altro circolo, Sfascia Rodolfo, che secondo me va assolutamente citato perché era un poeta completamente analfabeta. Poi ovviamente non possiamo dimenticare Acciaroli, non possiamo dimenticare, io credo, quello che per me era di grande valore, come dire, culturale e letterario, che era Antonio Pizzuti. Altri poeti scomparsi più recentemente, Pompilio Tagliani e Bruno Moggi. Ecco, queste sono perdite che secondo me vengono rimpiazzate un po' con grande difficoltà. Hanno dato un grande contributo anche alla diffusione della poesia, in particolare Tagliani, perché a partire dagli anni 70 tutte le manifestazioni di poesia estemporanea lo hanno visto come, oltre che come poeta, anche come notevole organizzatore. Pompilio e Bruno voglio ricordare, ora che sono su nel paradiso. Amici, se mi state ad ascoltare, io ve lo dono, è vero, un gran sorriso. E voglio ancora con voi ben parlare, che tante cose ho sempre condiviso. E che il mio canto salga piano piano e che il buon Dio me la dia una mano. Mi colpì moltissimo che questi sapevano Tasso, l'Ariosto a memoria, e avevano una erudizione mitologica straordinaria. In un certo senso il valore che aveva spesso la poesia era la sua difficoltà. L'Orlando Furioso, il Torquato Tasso, mio padre la sapeva pure declamare. E sapeva pure cantarla. Mi ricordo che tante volte quando cantava, diciamo, i primi passi dell'Ariosto, no? Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, lui la faceva proprio con le dovute cadenze, con le dovute, diciamo, accenti ritmici. Ariosto è il primo poema che si diffonde e arriva dappertutto. Questo è interessante, cioè arriva anche nelle capanne dei pastori. Il cavaliere marino, che a scuola ci insegnano a disprezzare, questi lo amano moltissimo perché del poeta al fin la meraviglia, cioè il virtuosismo, non si idea che al popolo gli deve parlare chiaro. Questi adoravano le complicazioni, no? Mi è piaciuto assai il cavaliere marino. Ladone, bello, certe rime, cioè, bello. Come la strage dell'innocente, c'ha due o tre lì. Quello mi ha colpito più di tutte. Bello pure, per esempio, Lodovico Ariosto, per carità, non le manca niente. Però quello mi ha colpito di più. Ti davano un tema come Angelica su Torquato Tasso, sull'Omero, lì dell'Odissea. Erano sempre. Prima usavano assai questi temi qua. C'era detto il Sifilice Brutti. Se ti metti a San Dentaurino che piave la Divina Commedia, dalla prima all'ultima lì cantavi tutta la notte sana. Però ha improvvisato, non è cantato la Divina Commedia, ha improvvisato la Divina Commedia. E io l'Odissea dell'Omero tutti e due, cioè la guerra di Troia e poi l'Eneide del Virgilio, il viaggio di una guardona in pa quando scappa in fiamme con Ascanio Anchise, di qua di là, ecco tutte, quelle cose lì le ho scritte tutte. E poi tutta la dimensione invece cerimoniale, festiva, teatrale. Questa capacità di straniamento fra l'attore e il personaggio, che è una cosa di una grande modernità. La regola vorrebbe che poi si cambiassero i ruoli. Ecco, quindi come loro fanno la rosa contro la viola, il mare contro la montagna, debbono poter fare Bertinotti e Berlusconi anche a contraccambio. E questo resta, come dire, una forma in cui prevale l'agonismo piuttosto che i contenuti dell'agonismo, e quindi loro devono essere capaci anche di astrarsi dalle loro passioni, e questo gli dà una regola che secondo me poi funziona. La socera e la nora, dove andavi la trovavi. Adesso per esempio
l'anno scorso assai sui Dico e il Papa, sulla politica Berlusconi e D'Alema. A Mario, per esempio, le piace più la sinistra, e allora mi ci trovo bene, io piavo sempre Berlusconi. Berlusconi, via. Io con un minuto diventavo capo del governo, con la prima ottava, come ci penso io. E come comunismo e democrazia cristiana, la classe proletaria, la classe, la borghesia e il proletariato, ecco. Erano sempre quelli le temi che attaccavamo. Chi può capire la festa del primo maggio, la festa del lavoro. E c'erano sempre questi contrasti qui, capito? E quindi non è che l'ottava rima servisse a parlare di politica, ma l'ottava rima era uno strumento che permetteva. No? Cioè la politicità dell'ottava consisteva essenzialmente nel fatto che era uno strumento di parola praticato e articolato dal mondo popolare. Nell'occupazione, diciamo, dei terreni, diciamo, della rimessa. Mi sono trovato nell'occupazione diciamo, di Santa Severa, la lotta contadina direttamente per la conquista della terra. Perché il poeta Braccio ha sempre cantato direttamente le nostre tradizioni, le nostre conquiste e le nostre battaglie fatte, magari vinte, e quelle anche quelle perdute. Quindi, secondo me, la poesia è storia. La scuola della poesia estemporanea erano i luoghi tipici, come dire, di una società agrosilvopastorale. Ad esempio, la capanna, in cui si dormiva magari per 5 giorni a settimana, e la sera, ovviamente, soprattutto da quando si smetteva di lavorare fino a che non si andava a dormire, stava intorno al fuoco, si stava insieme. E ovviamente, soprattutto nelle lunghe serate d'inverno, i poeti a braccio o il cantare in ottava rappresentava un'attività estremamente diffusa. Mi ricordo nel casale della Femmina Morta c'era Baffino, che il guardiano, c'aveva un libro alla sera intorno al fuoco, quello leggeva il libro e tutte stavano a ascoltare. Era il libro Il Passatore. Andavo in semina Sant'Unsino, le macchie, Vargioncosi, quella roba lì. Si doveva camminare due ore di pedagna. Allora si faceva un bel ricovero fatto bene e ci si stava tutta l'intera settimana. Si veniva il sabato sera a casa. Esempio di Meditura. Il sumaro, mentre che cammina, ti porta al tempo, tu. E allora partiva uno, tutte quell'altro appresso. Era una serenata quando che veniva dalla campagna la sera, specialmente con le donne, con le ragazze. L'osteria o la fraschetta erano luoghi di incontro dove i poeti a braccio erano sempre, sempre assolutamente protagonisti. E la fraschetta era un'osteria, come dire, estemporanea anche quella, perché chi aveva vino in eccedenza da vendere lo vendeva appunto in locali, come dire, privati che diventavano pubblici e che venivano contraddistinti da una fraschetta di alloro che indicava il percorso agli avventori. Allora, noi siccome stavamo già facendo quelle cose. Sì, me l'ha spiegata a scuola. Sì, e allora dice, vogliamo fare Piani Balcaro. E di fatto abbiamo visto che, mamma ha detto, lui dice, cioè, dove andavate a cantare da Adolfo, no? Con quella cantinuccia là. Alla cantina Termapore, alla domenica era lì il covo. È stato un periodo molto bello quello lì. Sarà che c'era più gioventù. Qui c'era un tavolinone che partiva da qui fino laggiù, una filata di bicchieri. Erano giornate, le bottiglie di vino non si contavano quante ne arrivavano. Certe belle cantate si facevano. Guardate, la fraschetta, ma uno, ma tutte le immagini, io a 12 anni che ci andavo a fare nell'osteria, a bere, ma manco per sogno.
ci andavo perché sentivo Acciaroli che cantava. Per me era proprio direttamente il richiamo della natura, il richiamo della foresta. Loro mi impiegano il bicchiere e quando se andavamo via la mattina ci potevamo fare bagno sotto al tavolino di vino, perché l'uomo da vino non vale un quattrino. Una volta che tu ti bevi il cervello, hai chiuso. Nel convegno grossetano in cui noi professori fummo contestati, ci fu una sollevazione di scudi perché qualcuno aveva sospettato che la poesia fosse connessa con il vino. E questa è una cosa che li fa imbufalire proprio, no? E quindi l'idea della poesia legata all'osteria. Loro hanno rivalutato l'idea della poesia come un'arte pura, diciamo così. Nelle fraschette o nelle osterie si esibivano non solo, come dire, i poeti ufficiali, ma tutti coloro che in qualche modo riuscivano ad esprimersi in ottava. Sui palchi il discorso è un po' diverso, nel senso che ci andavano i poeti ritenuti tecnicamente all'altezza di affrontare un'esibizione pubblica. A Lumiere si cantava sul parco del comune, il comune da Lumiere, adesso quello che è restaurato, sul parco lì si cantava. C'era una giuria composta da 5-6 poeti anziani, e lì prima premiavano. C'era primo, secondo e terzo e a quell'altro rimborso spese. Fa effetto il pubblico le prime volte, non so se vi capita pure a voi altri, davanti trovi davanti. Invece adesso se non c'è il pubblico non c'è gusto. È cambiato, dopo cambia dal giorno alla notte. È come il cavallo, se non è trenato bene, la prima corsa perde sempre. Mi emozionavo, ballavo con un burattino, ballavo, mi piava la tremarella, mi piava, pensa un po'. La prima volta che ho cantato al giardino di Tolfa. E poi al mio paese di Allumiere, e poi va bene, io vado molto in Toscana, sono di casa in Toscana, in Abruzzo, in Sardegna, in Calabria, da tutte le parti, insomma. La prima volta ho cantato a Civitavecchia, avevo 16 anni e mezzo, 17. E a 18 ho vinto la gara alla Torfa, invece, a 18 anni, che fecero un macello che dice possibile che lui Marasca andasse a vincere la Torfa. A 18 anni vinse la gara giù in Piazza Vecchia, davanti al macello di Coso, facevano il parchetto, a fianco al macello di Coso, come si chiamava lì, Ciambella. Che le gare erano serate di poesia a braccio estremamente competitive, finivano spesso con le contestazioni del pubblico. Noi siamo stati i primi che abbiamo tolto le gare della poesia. Grande manifestazione, sempre a Battese, però senza premi. Noi pagavamo i poeti, sempre pagati i poeti, invece prima un poeta si portava via 1 milione e gli altri poeti che venivano da lontano. Chi quindi riusciva più al primo, va bene, non andava. Adesso i loro luoghi sono diventati i registratori dei tanti che li registrano, quindi loro hanno un forte versante magnetofonico del tutto moderno e questi grandi incontri che si fanno via via e che sono spesso sempre più qualificati con tanti poeti, perché alla gente non basta più di avere semplicemente un contraddittorio tra due poeti e quindi si tende a fare uno spettacolo più largo. Che stavo andando su a darti 4 botti. Oh, un po' giù, dottor Franco. Hai telefonato? Vattene che mi te mangio. Sono da un battaglione questo. C'è un'altra squadra pure che sta aspettando qui al distributore con la macchina, sono 5 sulla macchina qua. Ribolla per me ha rappresentato tanto, perché Ribolla ha conosciuto Domenico Gamberi, che mi ha fatto onore i primi anni tantissimo, insomma, perché logicamente anche per lui, come diceva, era una novità, una donna, insomma.
Io sono Angelo Annibali, un amico di Mario. E io Vasco Bonamici, amico di Mario. Ribolla è la madre della poesia, è il centro di raccolta dei poeti. Cioè, perché Ribolla è il 15-16esimo concorso che fa nazionale di poesia estemporanea. Nazionale. Ma siete usciti? L'avete ma l'avete lasciata l'Aurelia? E allora che aspettavo qui al bivio di Giuncarico. Vi aspettiamo qui. Poi vi vengo a pigliare per la mano. Forza. Non so. Ha detto che siamo sbagliati strada. Come sbaglia strada? Ma come sbagliato strada? Dove qui? Qui? Eccoci qui, ma dove qui? La via, non stanno a perdere. Quando Chiesi ci ha scritto soprattutto sul Lazio e ha avuto la sensazione che si stesse uscendo da un'epoca, e quest'epoca era la fine del bardo locale, no? Però proprio in quegli anni in Toscana stava cominciando un nuovo circuito, e questa consapevolezza deve essere anche alla base delle riflessioni su come valorizzare ancora, come conservare questa cultura. E certo è dentro un altro mondo, però se la cava bene. Noi Ribolla siamo nati perché si senta ancora come veniva cantata e come veniva praticata 100 anni fa l'ottava rima nelle nostre zone. La comunità toscana in questo momento è forte sull'ottava rima perché è una comunità composita in cui c'è dialogo. Anche conflittuale, anche di difficile vicinato tra studiosi, studiosi militanti, studiosi accademici, poeti, appassionati, però c'è questa comunità. Io Bertinotti, capito, non te lo difendo. La luna si fermò nel camminare, la luna si fermò nel camminare, le stelle si cangiorno di colore, perché da dove il nome è l'ennera, dove si attacca l'amore, così così il mio cuore mi si attacca a te. Tutta questa gente.
Buona! Allora signora, questo è un saluto dal 1600. Mi trovo qui a Ribolla. Anche quando diventa a suo modo spettacolo, mantiene una cosa che il mondo dello spettacolo non è da dare per scontata, e cioè che questi gli piace di farlo. Ti basta questo per restare affascinato da questo mondo. Buonasera. Buonasera. C'è di piano che non mi cantiamo, sa. Ciao. Che sono uno dei più giovani perché ho 58 anni. Tu metti quattro poeti dentro un posto, dentro una tavolata, e prima o poi escono l'ottave. Omero allor cantò di greci il vanto, del Pelide e di Ulisse, ingegno e ardore, di Troia e di Troian, rovine e canto. Ariosto, donne, cavalieri e amore, Torquato invece del sepolcro canto, di noi cantò l'estempore cantore, cantò nei campi e venne alla freschetta di fronte ai vecchi legni e alla foglietta. Bravo Barilla, dai! Alla salute! Okay, io ad ascoltarti ancora mi cincanto, ad ascoltarti l'acquisto il valore, io che ancora ne canto e canto tanto, con quella tua ci faccio l'amore. Mi piace darti di quel grato vanto, ma nei tuoi versi si sente il sapore, che sta tranquillo questo non saprai, ma queste cose non le scordo mai. Okay, oggi si è persa molta di quella socialità che invece veniva, come dire, garantita, assicurata da questi luoghi di incontro, peraltro anche con un bicchiere di vino, quindi aumentavano un po' anche il tasso di allegria, come dire, delle persone, e che diventavano occasioni importanti non solo rispetto alla poesia a braccio, ma anche rispetto anche allo scambio di idee su altre tematiche. Sa che stavolta l'ha fatta grossa la vigna. Noi siamo dunque all'Alto Lazio. Bravo, bravo. E figli diciamo italiani, e di cantare quasi non so sazio, nel sentire dei versi alquanto sani. Ma quando si festeggia c'è uno strazio tra lui e Riaschi insieme ai dolfetani, sperando d'aver dato il mio tributo benignamente a tutti. Vi saluto. Bravo, bravo. Vissuto in una stagione, quella degli anni 60, in cui noi combattevamo per l'uguaglianza di tutti. Poi ci siamo resi conto nel tempo che stavamo perdendo qualche cosa, che era la differenza, che non era solo di ricchezza, ma era anche di forme di vita. E quindi oggi ci stiamo rendendo conto che la differenza arricchisce. E il futuro speriamo di qualche giovane che scappi fuori, perché sennò speriamo fra
70, 10, 80, 90, che massimo fra 30 anni, massimo a 100 anni sono rimaste poche. Io penso che il futuro della poesia estemporanea tarpetana sia di brevissima durata, perché manca l'habitat, perché la poesia è come la rondine. Che sono buono a cantarsi, non te lo do io girate una volta. Non so, buono, proprio quanto mi piacerebbe, è una cosa immensa, guarda. Da quando abbiamo imparato a capire che la poesia non è soltanto una sorta di sentimento interiore che scaturisce dall'avere letto un testo senza usare la voce. Noi stiamo sempre di più valorizzando la poesia che ha amato il popolo, perché in Sardegna, come in Toscana, quella che ama il popolo non è mi illumino d'immenso, no? Ma è l'arte di comporre attraverso le parole concetti, bellezze. È un altro senso estetico della poesia, molto esteriore e molto meno interiore. E noi stiamo rivalutando questo. Quindi l'Ottava ha la possibilità di continuare ad essere un po' maestra anche di che cos'è poesia, ecco, non solo di poesia popolare. L'Ottava continua, l'Ottava rima continua, l'improvvisazione non muore. Perché l'improvvisazione è un gioco contagioso. Poi l'estempore cantor di Bonaverdi ha sempre un verso ed un sorriso in bocca. Se il caso lo richiede se ne serve, come chitarra che completa tocca.